Non sta passando un bel momento la Papua Nuova Guinea? Vi ricordo infatti che il maltempo, le alluvioni stanno devastando questa parte di terra. Ci troviamo nel sud-ovest dell'Oceano Pacifico e pensate che di recente una gigantesca frana enorme ha letteralmente creato la bellezza di 670 vittime morti, seppellendo il villaggio di Yambali. L'Organizzazione Nazionale per le Migrazioni ha fatto sapere che più di 150 le case sono state letteralmente sommerse da acqua, detriti e fango, secondo quelli che sono i calcoli dell'entità provinciale di Enga. Più di 100 case travolte, la situazione è veramente drammatica, da come si legge sul web. La macchina della sicurezza si è mobilitata fin da subito, ma la situazione non è molto buona, non è molto positiva, azzardo a dire. Secondo i calcoli diffusi, infatti, sembra che il bilancio di morti potrebbe essere destinato ad aumentare nelle prossime ore. Attualmente se ne contano 670 di persone morte, ma probabilmente si arriverà anche a 800 per quello che è successo. Ripeto, la Papua Nuova Guinea sta risentendo molto, molto, molto di questi problemi a livello meteorologico, con alluvioni e questa ingente frana. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, una buona giornata a tutti e al prossimo video.